Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. A volte ci aspettiamo che siano altri a tracciare la nostra direzione, a dirci che cosa dobbiamo fare per diventare bravissimi con la lingua italiana, bravissimi con l'inglese, bravissimi con quello che desideriamo sotto sotto fare. Però dobbiamo renderci conto, anch'io me ne devo rendere conto, che dipende da noi assumerci le responsabilità, anche se a volte queste responsabilità possono essere davvero pesanti. E allora cominciamo dal primo passo. Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.